Il canto non è un'aggiunta alla liturgia, ma è costitutivo dell'azione liturgica, ne fa parte integrante. Con queste parole, il direttore della Corale Polifonica Santa Cecilia della Diocesi di Tricarico, Don Angelo Auletta, ha aperto nella Cattedrale di Tricarico le celebrazioni dei 40 anni di attività della Corale Polifonica Tricaricese. Ripercorrendo le tappe più importanti del suo cammino, Maria Antonietta Zasa, una delle tre coriste del nucleo originario che ancora vi prendono parte, ha spiegato che il debutto ufficiale della corale avvenne il 29 aprile del 1979 come animazione liturgica durante l'insediamento del vescovo a Tricarico, Monsignor Carmelo Cassati. In seguito, il coro poté spaziare nella scelta dei canti ritmici a due voci, sostenuto dall'impegno economico del fondatore e primo direttore del coro, Don Michele Pandolfi, che provvide all'acquisto di una ricca strumentazione e di un impianto voci che venivano sistemati in cattedrale per le solenni celebrazioni pontificali. Successivamente il coro abbandonò i canti ritmici, cercando armonie più complesse per esecuzioni più qualificate e appropriate, e la polifonia diventò l'elemento caratterizzante. Alla direzione di Don Michele Pandolfi, negli anni si affiancò quella di Maria Rosaria Lotito, svolgendo, molto spesso per beneficenza, anche attività concertistica, con esecuzioni a cappella, spaziando dal gregoriano alla polifonia classica e ai canti della tradizione regionale italiana e nelle lingue originali europee. Oggi la corale è diventata diocesana per volere dell'attuale vescovo, Monsignor Giovanni Intini, con l'immissione dei coristi della Corale Polifonica Polimnia di Grassano e in futuro di altri comuni diocesani, e la direzione è passata a Don Angelo Auletta. Monsignor Giovanni Intini, spiegando la scelta di trasformare la corale del vescovo, come era chiamata la Corale Polifonica Santa Cecilia, in corale diocesana, ha detto che rientra nel progetto di cammino sulle strade dell'unità, per cui la corale polifonica diocesana diventa il simbolo di quella che deve diventare la chiesa locale, un cammino di unità che coinvolge tutte le 19 realtà diocesane. Infine, il vescovo ha consegnato una targa commemorativa a Monsignor Michele Pandolfi, a ricordo del suo impegno come fondatore e animatore della corale per 40 anni. Alle celebrazioni era presente anche Don Lorenzo Romagna, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Orvieto Todi, il quale si è soffermato sugli elementi essenziali del canto per rendere viva e dignitosa la liturgia.